Oggi una pasta freschissima. Quando cerchi una ricetta, solo una formula è perfetta. Se vuoi vivere con gusto, due cuori, una cappa è il posto giusto. Ciao a tutti e benvenuti qui nel nostro canale. Nella nostra cucina virtuale. Sì, come state? Siamo tornati a cucinare, malgrado i 40 gradi all'ombra. Oggi ci prefiggiamo di farvi gustare un primo piatto freschissimo, al sapore di... limone! Spaghetti alla chitarra al limone. Suoniamo questa melodia e spostiamoci di là per preparare la pasta più fresca che ci sia. Oggi pasta al limone. Io qui dei buonissimi spaghetti alla chitarra che non volevo fare in maniera banale. Quindi spaghetti alla chitarra, 3 o 4 limoni a seconda della loro grandezza. Bio. Bio naturalmente perché ci servirà la scorza. Ciao! L'ho macinato io. 100 grammi di parmigiano, voi non fatelo cadere tutto a terra come ho fatto io. 100 grammi di parmigiano e 25 grammi di burro o 2 cucchiai di olio extravergine d'oliva. Questa preferenza, io preferisco il burro in questa pasta. Poi qualche petalo di parmigiano reggiano per guarnire il piatto. E dal mio orto qualche fogliolina di mentuccia e qualche foglia di basilico. Iniziamo subito. Mettiamo in una pentola a bollire dell'acqua, come quando prepariamo la pasta. Quindi, da un limone, tagliamo tante scorzette come questa e buttiamole nell'acqua di bollitura. Wow, è un'acqua con limone gigante. Esatto. Un canarino gigante. Salate l'acqua a piacimento e preparate una padella o un wok che possa comunque contenere parte della vostra acqua, perché la pasta che cucineremo la cucineremo in maniera risottata. Quindi versiamo parte dell'acqua, prendiamo la nostra pasta e versiamo la pasta direttamente in padella. Quindi con il mestolo buttiamole sopra l'acqua per ammorbidirla. Dentro sempre la pentola. Un problema oggi di cose che versi al di fuori. E lasciamola andare leggermente. Mentre lei si ammorbidisce, ho messo la fiamma bella alta, quindi l'acqua adesso riprende il bollore e la pasta quindi si ammorbidisce. Prendo un bel limone, lo divido a metà e ne spremo il succo. Ora la pasta si cuocerà in maniera risottata, cioè in un'acqua con un'amidità, con una densità di amido molto alta. La quantità di limoni dipenderà dal loro succo. A me ne è bastato uno per fare tutto questo e quindi mi fermerò a uno. Ma se voi avete dei limoni un po' parchi di succo, mettetene 2-3 fino a raggiungere un 100 ml di succo di limone. 80-100 ml a seconda quanto grande è la vostra voglia di limone. A circa metà cottura grattugio un po' di scorza di limone, la scorza di un limone e il succo di un bel limone. Voilà! Quindi se ve lo state chiedendo, sì, saprà di limone. Rimestate sino al completo assorbimento dell'acqua o quantomeno finché la pasta non sarà bella al dente ma cotta. Se dovesse esserci molto liquido quando la pasta è al dente e cotta, non vi scoraggiate, buttate via il liquido in eccesso e lasciatene soltanto pochino. Adesso poi vi faccio vedere. Mentre la pasta va, voi direte lasciala andare, e invece no, dovete grattugiare la scorza di un altro limone e metterla
da parte. Quindi Gabriele continuerà a rimestare così la pasta, che deve essere rimestata per forza per essere cotta tutta in maniera uniforme. Arrivati a questo punto, quando l'acqua è quasi tutta, vedete, ce n'è ancora, ma è quasi tutta assorbita, buttate dentro il burro, il parmigiano e il zest di limone, quindi la grattugiatina di limone, e mescolate energicamente. Deve fare una bella cremina. Se invece c'è poca acqua, aggiungete un pochino di acqua al limone, che sicuramente vi sarà avanzata. Fino quella di cottura, quella di iniziale. Quella sì, quella iniziale. Quindi andate, mantecate benissimo. Aggiungo tutto il parmesano. È una pasta facilissima da fare, profumatissima. Voilà. Che incontra di solito il gusto di tutti, perché il limone, diciamo, piace a tutti come sapore. E che non ha un sapore troppo marcato di limone, è giusto fresca. Ci potrebbe mettere il pepe? Volendo sì, ma noi non lo metteremo per non sovrastare i sapori. Certo. Voilà, spegniamo. Altra grattugiatina di limone a crudo. Questa è TV Verità, questa. Due pezzettini così di foglie di basilico spezzettate dentro, mantecatina finale, che profumo di Mediterraneo, sembra di stare assurriando. Cacchio dici? Niente, sono impazzita. Impiattiamo i limoni, signora, i limoni. E adesso mettiamo due foglioline di menta, una micro fettina di limone e buon appetito. Ah no, aspettate, qualche petalo di parmigiano. Sì, e ora buon appetito. E ora buon appetito. Vi lasciamo le foto e preparatela, mi raccomando. Ci vediamo dopo, siamo tornati col botto, ciao. Semplice preparare questa pasta, è veramente fresca, è avvolgente, piace anche ai bambini. È vero, è piaciuta moltissimo anche a Enzo, perché ha comunque un sapore fresco, ma nello stesso tempo il parmigiano gli dà quella cremosità che la rende super golosa. Provatela e fateci sapere cosa ne pensate qui giù tra i commenti. Mi raccomando, adesso che siamo tornati, aiutateci, condividete il video, lasciate tanti, mi raccomando, tanti pollici in su, condividete i video e mi raccomando, parlate bene di noi. E se non l'avete ancora fatto, trovate questa ricetta nel ricettario dell'arte. Non è vero, non è vero. Compratelo! Comprate il ricettario dell'arte, ma quello parla di arte. Ma fate anche le nostre ricette di cucina. Sono tutte buonissime e noi ci rivediamo sempre qua. Sulle vostre tavole! Ciao! Ciao.